le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura contro il Verona. Hai faticato pure contro il Brescia, il tuo bel gioco e sarrismo dove sono? Ora tutti scrivono Sarria sui social e i tifosi mi rivolgono alla Juve. Ma intanto gli scudetti io li ho vinti, tu invece rischi di non vincere nulla. Questo sono io. Che succede? Che succede? Maurizio! Dove è andato Maurizio? Maurizio! Dov'è Bugo? No, non è Bugo, è Maurizio. Forse è andato a fumare, forse ha bisogno di fumare. Vado a vedere dov'è, scusate. Maurizio! Maurizio, hai bisogno di sigarette! Maurizio! Maurizio! Ciao a tutti, sono Xavier Zanetti e benvenuti a Inter's Got Talent. In questa puntata rinominata Inter's Got Portier, dopo l'ennesima frittata di padelli, stiamo cercando un nuovo portiere. Giudici, ecco i candidati. Vediamo, vediamo, qua siamo messi male, dai su, vediamo il primo. Il primo candidato è il nostro terzo portiere, il mitico Tommasino Berni. È portiere? Non è magazziniere? Sì, è che Tommasino Berni non gioca una partita dal 1994. Scusate, ma non mi sento di fargli infrangere questo mitico record di finire la carriera senza aver mai giocato una partita pallone. Per me è no. Tommasino, allora il tuo record rimane inviolato. Il tuo posto in panchina è salvo. Il secondo candidato è il quarto portiere della Juventus, Matthijs de Ligt. Questo è forte, questo è forte, vero. Gli ho visto fare delle parate, soprattutto inizio stagione, importanti. Palle alte, palle basse, lui sempre con le mani ci arrivava, bei riflessi, lui prendeva tutte. Prendiamolo, Beppe, prendiamolo. Costa troppo, Antonio, prende 10 milioni all'anno, non possiamo permettercelo. Ecco, siamo alle solite, ristorante a 10 euro, siamo alle solite. Mi avete preso Eriksen e volevo Vidal. Mi avete preso Moses e volevo Messi. E mo mi tocca giocare a Coppadelli. Che devo dire, giocare a Coppadelli. Avanti il prossimo concorrente. Buonasera, benvenuti al club. La Lazio batte l'Inter. Abbiamo qui Paolo Di Canio. Paolo, mi hai detto che tu hai la tua interpretazione tattica della partita, no? Fabio, da quando è uscito Caicedo la Lazio ha cambiato pelle e ha ribaltato il risultato. Ha trovato un'uniformità cromatica che mi è piaciuta molto. Ti dico, Fabio, non ero così felice dal 34 quando invademmo la Libia sotto la guida del mitico... Scusa Paolo, ti interrompo perché è arrivato Simone Inzaghi ai nostri microfoni. Sei contento, Simone? Beh, spiace per i ragazzi, spiace per i ragazzi dell'Inter che hanno perso, non spiace per i miei, felice per questa posizione di classifica. Certo che se lo Tito avesse preso un paio di giocatori in più a gennaio mi sarebbe dispiaciuto di meno. Grazie Simone, stasera c'è la Champions con l'Atalanta a San Siro, vedo Gasperini carico, intanto in collegamento. Buonasera, buonasera a tutti, scusate, vi voglio raccontare una barzelletta. Allora, c'è una squadra italiana nerazzurra che gioca agli ottavi di Champions a San Siro, ma non è l'Inter, ed è allenata da un allenatore che è stato cacciato in malo modo dall'Inter. Fa ridere, no? Senza rancore per l'Inter, ovviamente. Già! Vabbè, a proposito dei Champions, ieri ho visto Alisson del Liverpool. Per carità, bravino, va. No, Fabio, qua ti devo interrompere. Alisson è il più forte del mondo, dai. Ma sta zitto, Beppe. Ma lo chiedo a voi, ma secondo voi Alisson è tanto più forte di Padelli? Bah, io non lo so. E tientilo, Alisson. E voi a casa mettete like al video, a 100.000 like il nuovo episodio, seguite l'autocopo su YouTube e iscrivetevi al loro canale, ma... Scusate, ma secondo voi Berni è tanto meno reattivo di Ter Stegen? Bah, io non lo so. E tienilo Ter Stegen!